Logos Web Radio. Salve a tutti dal Blogos, io sono Giulio Ferrante. Oggi abbiamo come ospite Silvia Di Maggio. Ciao a tutti. Ciao, che è stata premiata nel concorso Cop for Words 2009 nella categoria blog. Per il tuo blog, che si trova su MySpace, all'indirizzo www.myspace.com/pantera arrabbiata. Il tema centrale del blog è appunto tema adolescenziale, pensieri di una teenager anche dei giorni nostri. Cosa ne pensi del rapporto tra uomo e donna oggi a livello di parità sessuale nei comportamenti nelle relazioni tra uomo e donna? Dunque, direi che dei rapporti tra uomo e donna so molto poco perché sono complicatissimi e io fondamentalmente ne scrivo proprio perché non li capisco appieno. Io penso che per avere una parità, comunque anche un rapporto maturo tra persone, sia necessario agire da distinto e soprattutto avere un gran rispetto per se stessi e esigerlo anche dagli altri. In questo modo si cerca di fare il meglio possibile, poi ovvio che ultimamente le cose sono anche più difficili, insomma, cioè emotivamente siamo molto più viziati, quindi spesso scrivo di queste cose proprio perché cerco di razionalizzarle in modo da agire meglio in futuro. Bene, quindi non parla solo di amore il tuo blog? No. Ecco. Di un'insofferenza generale, anche nei confronti dei media, della società, dei ruoli, del lavoro, insomma, perché no, anche nell'amicizia, nei rapporti tra ragazzi e genitori. Cioè del gran conflitto e soprattutto la mancanza di comunicazione dilagante che porta le cose sempre a un livello più basso e mediocre. Da cosa nasce appunto la tua scrittura? Scrivo quando sono molto molto arrabbiata oppure molto molto triste, però non è detto, insomma, di solito quando riesco a identificare in me un'emozione particolare tendo a volerla scrivere subito, e il blog comunque è un linguaggio che è molto gratificante per chi ha bisogno di condividere. Io, non essendo una persona molto comunicativa per quanto riguarda le mie cose personali, tendo a scrivere in un blog perché in quel modo lì uno riesce a denunciare il suo pensiero e fare in modo che in tempo reale qualcun altro lo possa accogliere e magari, perché no, dirti che anch'io lo provo la stessa cosa. Ci leggeresti un brano del tuo blog? So che adesso comunque hai fatto un nuovo blog. Sì, l'ho riaperto da poco, avevo preso una pausa. Sì, volentieri leggo qualcosa. E appunto l'indirizzo del nuovo blog? L'indirizzo del nuovo blog è cyborgborderline.blogspot.com. Ok, cosa ci leggi? Un pezzo che si intitola Sparirò. Arriverà il giorno in cui sparirò da questa dimensione. Mi librerò, mi trasformerò in elettricità e sarò un tutt'uno con il cielo e con la luce. Non sono fatta per le dinamiche interne, non sono stata plasmata con gli stessi materiali. Sono energia extra, straniera, aliena. Non sono comprensibile, parlo sempre in codice. Sono sintonizzata su varie frequenze, ma nessuno riesce a captare quella del mio spirito extraterrestre. Io parlo, ma di cose che non mi appartengono. Mi privo di bisogni e aspettative per non andare in cortocircuito. In realtà io parlo la lingua dei selvaggi e comunico con il fogliame. Sono stata creata al contrario e a testa in giù evaporerò come acqua surriscaldata. Sono caos, sono intuizione e paradigma del folle. Non sto a mio agio nel mondo perché sono orfana. Sono edulcorante, non zucchero. Non so ancora qual è il mio scopo, ma già programmo la mia fine alternativa. Un'altra cosa che volevo chiederti, un riferimento letterario, cosa leggi, insomma? Sono abbastanza eclettica, nel senso che posso leggere i fumetti di Schultz, oppure la letteratura sudamericana, l'Allende, Marquez, Harry De Luca, Pennac, Stefano Benni. Poi ultimamente mi interesso anche delle blogger emergenti come Pulsatilla, cerco di spaziare. L'ultima domanda, progetti per il futuro? Sì, il mio sogno sarebbe quello di poter pubblicare il mio libro, che è una raccolta di miei post in blog, quindi sono tanti blog insieme, ovviamente hanno un filo conduttore, un'atmosfera generale comune. Comunque sì, insomma, cercherò di riuscire a raggiungere questo obiettivo. Bene, in bocca al lupo per tutto e grazie per essere venuta qui al Blogos. Grazie di Casalecchio. A voi. Un saluto da Giulio Ferrante, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.